Salve fratelli e sorelle bianconere, benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è vento, un bel sole c'è, questo è il quanto. Sono al campo sportivo come al solito a fare un po' di allenamento. E detto questo, parliamo della partita. Certo, la partita l'ho vista. Che alcuni tifosi dicono senza Ronaldo la Juve non è più la stessa. C'è vita anche senza Ronaldo, ragazzi. Ricordate bene, solo per la maglia si tifa. C'è partita Atalanta-Juventus, purtroppo il gol beffoso di Malinovskyi ha costretto la sconfitta alla Juventus, purtroppo. Adesso la Juve rischia tanto. Rischia grosso per non qualificarci in Champions League tra le prime quattro. Alcuni tifosi dicono: non vedo l'ora che finisca questa stagione orribile perché è stata una stagione orrenda. Ed è la realtà dei fatti, ragazzi. Con un non allenatore in panchina, con una società di incapaci, va. Come dice Gaetano Scalandra a Paralatici, lo dice incapatici, va. E fa bene a dirlo. E poi, quando ho visto l'infortunio di Federico Chiesa, la Juve non si è più girata, ragazzi. Mi dispiace tanto per questo povero ragazzo perché è l'unico che mette l'anima, che suda questa maglia, ragazzi. Mi dispiace dirlo, ma è così. Vabbè, manca solo un mese alla fine della stagione? Meno male. Per noi veri della Juventus, tifosi della Juventus, guarda. E non vedo l'ora che o a fine stagione o domani, se Pirlo sarà uomo, si dovrebbe dimettere. Dico solo questo. Per il bene dei miei tifosi della Juventus. Allora, nel primo tempo ho visto una buona Juve, diciamocelo, dai. Cioè, avete visto il gol che si è mangiato Morata davanti alla porta? Bello! Bello è stato ricomprare Morata, eh? Io spero che non lo riscatti, Morata. Era un gol già fatto, guarda. Vabbè. Vuol dire che è un calciatore discontinuo Morata, spero che non lo riscatti la Juventus. Spero che torni a Madrid, che così alcuni tifosi della Juventus saranno contenti all'80% dei tifosi della Juve. Poi Dybala che Pirlo lo fa giocare tutto campista. Ma vi rendete conto di quello che state vedendo, va? Pirlo dovrebbe essere esonerato, ragazzi. Non dico altro. Non dico altro, volevo dire. Ragazzi, adesso non ho nient'altro da aggiungere. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi invito che lasciate subito un like al video. Commentate qua sotto. Condividete anche il video. Iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non vi siete iscritti. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno. Seguitemi sia su Facebook che su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video. Fino alla fine, sempre e comunque, ragazzi. Forza Juventus, nel bene ma soprattutto nel male. Ciao belli.